mondo. Allora, sono appena venuta da dove Fufulezzo. Allora, sono stata un po' da mania cinese, no, giapponese, ho mangiato giapponese. Quindi non ho mangiato tanto, però mi sento un po' piena. Allora, ho preso un po' di cose, le banane. Erano anche le fragole, però Spagna, non so, Lande, proprio non mi andava. Non mi andava. Dopo ho preso questo per i cali perché ho il piede sinistro che ho un calo che non mi passa e sono stata in farmacia. E ho pagato questo qua, un occhio della testa. E non mi passa, una cosa pazzesca. Quindi ho letto che devo fare una crema, cioè schiaccio l'aglio con un po' di olio e metto là, però la puzza che devo stare tutta la notte, no, sul lenzuolo, per carità. Quindi provo questi perché non ne posso più del dolore. E io non ho scarpe scomode, però ho mangiato il pesce e tutto quanto. Mi sono fatto un tè. Ecco, ho preso quello. Aspetta che non si vede le tete. Dopo tanto tempo fa, che non li prendevo io, ho preso delle porcherie. Non prendetele. Aspettate, ho preso. Vabbè, questi si sbriciolano in una maniera allucinante. Cioè, se tu li hai in borsa e non è che la borsa lo tieni come l'ovo Kinder, cioè ti casca, ti so, no. Però ne ho questi che sono una porcheria. Allora sono stata qua. E mi hanno dato anche una tesserina. Una tessera che io posso andare a mangiare. Madonna. Con 9 euro. Con uno. Con 11 euro si paga 15 euro, però io posso mangiare la sera con 11 euro, quindi una figata, mi piace. Non ho mangiato sushi perché a me riempie tanto, se io mangio un sushi, cioè un coso, basta. Quindi non l'ho mangiato per la paura che, cioè volevo assaggiare altre cose, insomma, ecco. Allora, se non ah. Oddio, io mi trovo tanto bene con questi qua. Da Tosano li trovo a 1 euro e Infasil, invece da qua a Mestre li trovo a 1 euro e passa. Quindi, allora, mai più queste porcherie di barrette, mai più. Sono una cosa, ah, mamma mia, per carità, amor di Dio, per carità. Cioè, se vuoi risparmiare, prendi sempre porcherie. E io prendo sempre porcherie quando voglio risparmiare. E ho preso due scatole di questa porcheria e faccio fatica a mangiarle. Allora, quindi mi sono presa questi che erano 6 euro e passa, 8 snack di Enervit che mi piace tanto. Mi piace più quell'altra al coco, non so se è al coco, però mi piace più quell'altra, però aveva solo questa. Dopo per il viaggio, basta, popolazzo, popolazzo. Per il viaggio che vado sempre su e giù da Bassano a Mestre, mi sono presa questa. Bella! Guarda, lo metto così e mi piace. Ecco. E non mi prendo più la valigia grande. Ecco, aspetta un attimo che guarda le tette, guarda la sedia.
Madonna mia, un imbecille più grande di me ci sta in questo mondo? Perché sapete cosa ho fatto? Povolazzo, in quella borsa tutta stabile, qua. Aspetta, troia, aspetta. Non puoi entrare qua. Dopo mi sono presa i carboni. Perché io prendo per le scoregge. Sì, ma meglio che faccio il video in piedi. Aspettate. Lilli! Amore! Ciapele! Ciapele! Popolaz! La mamma! Guarda cosa. Cosa ho preso per Pofulazzo? 1 euro da Auchan. Questa stronza qua. Tieni! Allora, per chi soffre di scoregge, che non è una cosa. Cioè, li dobbiamo fare, però se è una cosa troppo. Allora, il migliore che sia che io ho provato è questo. Te fai un video che parla di scoregge. Però è una cosa che fa parte di tutti quanti, non è che, oh Madonna, io non li faccio però, eh. Quindi io prendo per i problemi di intestino questo, visto che l'intestino, la parte del fagiolo che ho fatto l'intervento non c'è più, ma è collegato un pezzettino di stomaco con l'intestino, quindi non ci sta più quel suco gastrico che è tanto e tutto quanto. Quindi, qualsiasi cosa che mangio, latte, formaggio, frutta, tutto quanto, mi fa le scoregge, quindi è un imbarazzo. E prendevo questo, però costa caro. Alternativa, ho preso questo, però non è gran cosa. Dopo, a stasera, ho preso questo da provare perché era 3 ore e passa, quindi va, proviamo questo. Però so che la qualità si paga, però. Stasera ho preso anche da Interspar l'erbagata. L'erbagata, perché? Perché io una volta ho preso, prendo sempre erbagata da fuori, però una volta l'ho preso, erbagata, l'ho portato a casa. La gatta grande ha fatto dei acari in orecchio, era tutta piena di sto suono che aveva l'acqua dentro. E una ragazza, perché ho scritto su Facebook, una ragazza mi ha consigliato delle gocce e sono andata a prendere quelle gocce, le ho messo una volta e le ha passato. Quindi non voglio fare più questo sbaglio. Io non ci riesco a tenere le piante perché io non li amo, nel senso che non li metto acqua, quindi non ha senso che dico una stronzata per far contenti chissà chi, perché non curo le piante, non ce l'ho questa roba qua. E quindi se io metto le piante muoiono, quindi perché devo fare una cattiveria del genere? Meglio che sta dove stanno. Non ci resista manca l'erba gatta, quindi ho preso questa pastina, pasta, che la grande non mi mangia tanto, però la piccola sì. La piccola, gli do un pochettino da qua e lei ciuccia questo qua, metto un po' per terra e lei lo lecca. Ecco, poi per chi ha i gatti, eh. E come me non è pazza per i fiori, tutta erba, sta roba qua. Allora, volevo fare il video, più che per queste stronzate, vedete il mio occhio? Cosa vedete? L'ombretto nella piega pieno di olio. Si vede? Spero di sì, eh. Ecco. E questo ombretto 407 che mi ha chiesto una ragazza, dimmi come ti trovi, ero sicura che va così. È quel blu bello che mi è piaciuto a me. Purtroppo, messo con la base di MAC, è un consiglio di una ragazza con la cipria sopra. Il risultato? Qua si vede di più.
E mi sono truccata sulle tre, no tre, a Nicola è venuto cinque, erano diciamo 4:30 e sono le 21:05. Quindi dopo poche ore so così, va bene? Quindi per chi ha la palpebra oleosa, io ho un olio di una cosa eccessiva, cioè troppo olio. L'ombretto è bello perché l'ho preso anche al prezzo pieno perché mi piaceva tanto il colore. Mamma mia, poi la sera, una roba, una bellezza, una cosa bella. Però, se hai questa palpebra di cazzo, è stupendo. E lo vedo come un vestito di sera. Ecco, è un vestito di sera, elegantissimo. Madonna però, eh. Io quando l'ho messo là, è una cosa che mi è piaciuto. Però, su che cosa mi devo pulire adesso? Non sulla maglia, stronza. Aspettate un attimo, perché ho tendenza di pulirmi addosso con le mani. Aspetta un attimo, aspetta. Ecco, l'ombretto è stupendo, però su di me fa così, cioè va in piega, non ci sta nessuna base che mi fa asciugare la palpebra, ho tutto olio, cioè proprio lo vedo un globo, una cosa bellissima. Ecco, però pazienza. Quindi questo qua può essere che io lo grattugio un po', lo metto in un ombretto in crema e dopo farò un pensiero. Dopo volevo dirgli a Lorenza, amore di mamma, mi ha regalato questi pennelli. Senza parole, e ti voglio dire che con questo pennello e con il fondotinta che mi hai dato da Une, come si dice Une? Questo cazzo di specchio che è, io riesco a farlo aderire bene, si dice aderire, lo faccio andare bene perché io lo facevo con questo, però non mi piace l'effetto che mi la facevo. Amo questo pennello, però quando uscivo fuori era tipo, Madonna, come posso dire? Una cosa, Madonna, è come se io non avessi guardato un specchio e non so come spiegarlo, però non mi è piaciuto. Invece con questo può essere che le setole, può essere, non mi intendo, però sicuramente perché se ho provato con questo, dopo con questo, dopo ho provato anche con questo che mi trovo bene e che li devo lavare. Io non li lavo dopo ogni volta, una volta che lo uso lo lavo, che sono pazzo. Dopo due, tre, dopo che li uso due, tre volte li lavo. E anche con questo non mi è piaciuto come è venuto, quindi ne ho usati questi da Lorenza. Questo grande è un po' per de pelo però, eh. Ecco, questi qua. Li vedevo questi da questo tipo, da Sephora e sbavavo sempre. Vedi che perde pelo questo da MAC, questo grande perde pelo. Però, Madonna mia, questo qua mi piace, cioè, mi piace tantissimo. E questo e ne ho un altro. Ecco, questo qua che mi ha regalato la Lorenza con i pennelli da MAC, amore di mamma, pazza direi, no amore, che amore, pazza. E che mi trovo bene tanto con questo da Une, il fondotinta da Une per il viso. Dopo, quando avrò tempo, farò un video con il famoso mascara 9 euro spesi per niente. Questo che io uso questi due. Allora, ho usato una volta su un occhio questo e su quell'altro occhio questi due, che
Che questo qua mi piace tanto. A me Essence come mascara mi piace tantissimo, che ha un scovolino bellissimo, nel senso che non è una roba di 2 metri, grande, grosso, una cosa normale che non me lo fico un occhio, e non ha questo cavolo di che si piega, che io mica devo farmi sopracciglia al modo di pietra, cioè non è che ho i sassi qua e questo qua proprio. Mi va bene, mi va bene questo. Quindi uso questo e con quest'altro da Rimmel, che io non ho capito la fase 2 e 3 a che cazzo serve se non si apre. Questo non si apre, cioè ho provato in tutti i modi ad aprirlo, si apre solo questa di su. Ecco. Però quei altri non si aprono, quindi ci avrò da spaccarlo, quindi è la fase 1, 2, 3, però questo qua di qua non si apre. Va bene, mondo, io vi saluto. Volevo dirvi che l'ombretto in crema sulla palpebra oleosa non funziona né con primer MAC né con cipria sopra, non c'è. Se hai una palpebra veramente oleosa, se hai una palpebra che non ha problemi, per te che stai guardando ti va bene senza cipria e senza tutte queste cose. Per me i prodotti in polvere non mi vanno per niente. Mi dispiace tantissimo perché mi piace tanto i colori marrone, beige, rosa, su questo bazzico tanto. Però io non ci riuscirei mai a prendermi una palette con 28 colori o 50 o quanti ci sono, perché dovrei tenerle in cassetto. Quindi preferisco a prendere un ombretto in crema da MAC e so che è buono e che ci sta sull'occhio. Mondo, vi saluto, vi mando un bacio, mi fa male qua. Mi passa, va bene. E al prossimo video, ciao mondo!